Allora, Luca Cecconi, neo responsabile del settore giovanile dell'Empoli. Luca, io parlavo anche prima col direttore generale, lo chiedo a te. Noto nel tuo arrivo, nel ritorno di Innocenti, un cambio in qualche modo di strategia nella politica, fra virgolette, di gestione del settore giovanile dell'Empoli. È così o è una mia impressione? No, io cambio di strategia non direi, è stato un cambio di uomini fondamentalmente. Purtroppo nell'ultimo periodo alla società è sembrato che diciamo il settore giovanile andasse meno bene rispetto alle aspettative e quindi c'è stato questo cambiamento nei posti di guida del settore giovanile. Senti Luca, tu sei stato fra l'altro uno dei pochi che ha vinto nel settore giovanile dell'Empoli, il famoso Viareggio nel 2000, però a parte questo tu sei sempre stato legato all'Empoli, quindi conosci tutto. Qual è l'ambito nel settore giovanile di questo parliamo, su cui oggi c'è da lavorare di più? Sicuramente cercare nei limiti purtroppo della concorrenza che è aumentata di riformare squadre, gruppi di ragazzi e di ragazzini, perché ormai le squadre si formano in età molto, molto basse, che poi crescono con il tempo, con una inevitabile selezione. Però quello è l'ambito dove dobbiamo concentrarci, quindi speriamo di riuscire a essere bravi, capaci e fortunati, però eventualmente il buon lavoro si vedrà fra molti anni, ecco, però quello è l'ambito principale. Tornare a Empoli, perché insomma credo sia una piazza che ti ha dato molto, a cui hai dato molto, che effetto ti fa lavorare di nuovo per l'Empoli? Bello, bello perché poi alla fine è la società, è la città dove sono più legato, perché sono diventato calciatore professionista qua, perché poi ho cominciato da allenatore e ci sono rimasto 4 anni, sono rimasto sempre amico dell'Empoli e ho sempre avuto amici, c'è sempre tanta gente che c'era ai miei tempi, e quindi è un bell'effetto, una bella soddisfazione, e sono contento. Senti, in realtà sei già tornato da qualche mese, no? Con il ruolo di supervisore, in questo periodo avrai studiato. Dove andrete ora con il ritorno anche di Innocenti a mettere le mani? Quale sarà il vostro primo compito? Il programma dei primi 100 giorni, ecco. Allora, chiaramente con Andrea, che sarà una parte fondamentale nel mio svolgere questo ruolo, come dicevo prima, la parte più importante è ricostruire e ritrovare ragazzini bravi, cercare quindi a questo punto di monitorare meglio tutto il mondo giovanile sotto questo aspetto, in queste fasce che dicevo prima, di ragazzini piccoli, e quindi di riallacciare, ricreare e mantenere rapporti che ci possono aiutare in tal senso. Ecco, questa sarà la parte più importante, quella dove diciamo ci dobbiamo e ci vogliamo dedicare. Senti, tu hai detto una cosa fondamentale, quindi ripartiamo dallo scouting, in pratica dallo scouting dei più piccoli. Facendo un salto, pensiamo all'oggi, oggi abbiamo una squadra primavera che sta lottando per salire di categoria, abbiamo tre squadre nell'Under 17, 16, 15 che da un punto di vista parlo di classifica presentano delle difficoltà e che, parere molto personale, non sembrano presentare tanti giocatori, numericamente parlo di una certa qualità, contrariamente a quello che magari era qualche anno fa. Che intenzioni avete su queste squadre? Sono squadre dove dobbiamo essere fiduciosi e positivi. Io ritengo anche, dico dall'alto, ma per dire dalla mia esperienza di allenatore qua alla Primavera, in 4 anni qualche annata era più ricca di ragazzi di prospettiva e qualche annata meno ricca di ragazzi di prospettiva. Però
però il compito di un allenatore è quello di vedere i suoi ragazzi come se fossero i migliori, come se fosse una nazionale. E quindi, ecco, dando questo come partenza, i ragazzi poi devono esprimere tutto il loro potenziale. Ecco, a volte si hanno delle sorprese e io in quei quattro anni ritengo che alcuni ragazzi che all'inizio dell'anno non venivano ritenuti tali, nel senso come prospettiva, poi alla fine invece hanno raggiunto dei buoni livelli e qualcuno è stato anche poi chiamato come se fosse un ragazzo di prospettiva. Quindi io credo che dobbiamo essere fiduciosi e dobbiamo riuscire ad alzare il livello di queste squadre. Ecco, sono squadre che dove non si può intervenire ormai, a meno che non capiti qualche situazione particolare, ma sarebbe un'eccezione. Bisogna aspettare e stimolarli, aiutarli a fare sì che crescano e migliorino il loro rendimento. L'ultima domanda per quanto mi riguarda, parto proprio dall'ultima tua affermazione, quello della difficoltà di ricostruire certe squadre quando i giocatori hanno una certa età, quindi oggi il problema è andare a prenderli quando sono piccoli, come dicevi tu prima, ma questo mercato del settore giovanile che è un po' sotto traccia rispetto a quello più importante, quanto oggi è difficile prendere un ragazzino, dico 2001, 2002, 2003, oggi, che sembra che hanno tutti i procuratori già da 10 anni, cioè, ecco, da questo punto di vista quali difficoltà pensi di incontrare e come pensi di poterle in qualche modo superare? Noi siamo l'Empoli, non siamo il Milan, con tutto il rispetto. Purtroppo vi ha toccato un tasto sensibile, che è quello che le molte squadre di un lignaggio superiore che stabilmente stanno in Serie A e che stanno poi in Serie A in una certa maniera hanno una disponibilità economica troppo superiore all'Empoli e tante altre squadre. Il vantaggio dell'Empoli, che speriamo di mantenere e che possa essere la leva per arrivare, diciamo, ai nostri desideri, è che l'Empoli è considerato nell'ambiente da tutti un'ottima società e un ottimo settore giovanile, con la possibilità di, se uno ha delle qualità, di arrivare in prima squadra, cosa che tutte queste grandi squadre che spendono molto, poi alla fine ne perdono tanti di ragazzi, ma tanti, e spesso sono perdite che poi non sono recuperabili, perché quando un ragazzino magari arriva, insomma, agli allievi e perché ne vengono acquistati 10 dall'estero, inevitabilmente qualcuno si perde perché gli viene tolto uno spazio, perché non trova lo sbocco, diciamo, alla loro, pur se breve, e prospettiva futura, e tanti se ne perdono. All'Empoli questo non succede, oltre ad avere una struttura come quella di Montebolo, il nostro centro sportivo, dove veramente, ragazzi, ho riscoperto con piacere che vengono allenati e curati molto meglio, ancora di più di quando allenavo io qua, e quindi questo è sicuramente un vantaggio che spero i genitori e i procuratori prendano in considerazione, che è quello che è più importante, e quello che farei io se avessi un figlio che magari me lo chiedono tre squadre, perché farsi prendere o allettare solo dal miraggio di insomma, piccoli, ma neanche tanto piccoli soldi, però veloci, credo che sia uno sbaglio grosso che fanno qualche genitore e qualche procuratore. Sì, io ho ancora un paio di curiosità da chiederti. Una è, voglio dire, se uno dei pochi in questo settore giovanile ha vinto, perché questo è il settore giovanile delle finali perse, cercherai di portare anche questo, o comunque l'obiettivo resta quello di creare poi giocatori da vedere qui al Castellani? E l'altro, molto più banalmente, è cambiato tutto il vertice. Io non so, oggi se fossi un allenatore di una delle squadre giovanili dell'Empoli, qualche pensierino mi verrebbe, cioè possono passare un Natale sereno, o avete in mente comunque di fare dei cambiamenti anche lì? No, allora, per quanto riguarda la prima domanda, è chiaro che l'obiettivo principale è quello di crescere giocatori e possibilmente portarli in prima squadra. È chiaro che la conseguenza, cioè il nostro primo obiettivo è quello di allenare, e quello che ho detto anche agli allenatori, di farli crescere, migliorarli,
E poi il risultato deve essere una conseguenza che non è indispensabile. È chiaro che ci teniamo a vincere, però se i ragazzi sono buoni, gli allenatori allenano bene, vengono fatte le cose bene, probabilmente è più facile vincere. Ecco, in questo senso è importante vincere, ma non è l'obiettivo primario, che è quello che si diceva prima, di portare e trovare giocatori che possono arrivare in prima squadra. Per quanto riguarda gli allenatori, possono stare assolutamente tranquilli. È chiaro che qualsiasi allenatore che l'abbia trovato qua, o che magari fossi arrivato prima o l'avessi scelto io, sono tutti contratti annuali che noi mettiamo in condizioni di lavorare e lasciarli sereni, e chiaramente guardiamo quello che fanno, perché è giusto che sia così, ecco, però assolutamente possono stare tranquilli.